le novità per quanto riguarda l'operazione militare speciale per la liberazione del Donbass. L'esercito di Lugansk ha ormai preso il pieno controllo dell'area. Le forze armate si avvicinano a Severodonetsk. Nel centro della città la bandiera ucraina è stata deposta e sostituita dal tricolore russo. È così che la propaganda russa continua a raccontare l'avanzata del proprio esercito in Ucraina. Dietro di me vedete dove viene data l'acqua. Qui si distribuisce il pane. Mentre su questo schermo portatile si possono guardare i programmi della TV russa. E sono proprio le televisioni russe a mostrare continuamente le immagini della potenza e dell'eroismo dell'esercito di Mosca. In queste scene non mostriamo solo la forza della Russia, ma anche l'umanità dei nostri soldati. Fate attenzione. I nostri combattenti trovano un nemico ferito abbandonato dai propri compagni e lo portano in salvo. Noi siamo così. Siamo migliori degli altri. Come ti chiami? Володя, держись, Володя, все будет хорошо. Se le acciaierie Azovstal hanno rappresentato per mesi il simbolo della resistenza ucraina, ora che il battaglione Azov si è arreso, la comunicazione russa ribalta l'immagine di quei luoghi. Adesso vi facciamo vedere delle scene esclusive delle acciaierie dove per mesi si sono rintanati nazisti ucraini. Ci addentriamo nei bunker di Azovstal. Siamo già scesi di 4 piani, ma non è ancora finita. Qui sotto, al buio, troviamo computer e cellulari distrutti dai combattenti. C'è anche della letteratura, dei libri sull'origine degli Azov e l'enciclopedia dell'amore, il Kama Sutra. Qui hanno bruciato le armi quando si sono arresi. Si sente ancora odore di benzina. C'è anche una pistola. Questa è un'arma straniera. Noi non le abbiamo in dotazione. La guerra all'Ucraina è una battaglia, anche ideologica, contro tutto l'Occidente. E gli opinionisti dei principali show televisivi non si stancano di ricordarlo. Non vi sono dubbi sul fatto che tutti gli sforzi dell'Occidente sono inutili, perché quell'Ucraina che tanto aiutano non ci sarà più. Un professore di Yale ha scritto sul New York Times che la Russia è uno stato fascista. Ora capisco perché questi cretini che insegnano nelle università occidentali non vengono a insegnare a Mosca. È vero che sono cretini, come la maggior parte degli americani. Parliamo del vaiolo delle scimmie. Quasi tutti quelli che si ammalano in Occidente sono persone dall'orientamento sessuale non tradizionale, diciamo così. Non deve sorprendere che la colpa della trasmissione è principalmente dei rappresentanti della comunità LGBT. Che coincidenza, eh? O forse non è affatto una coincidenza. Fateci caso. I paesi in cui gli omosessuali si sono presi il vaiolo sono gli stessi che mandano armi al regime di Kiev. Che strano, non vi pare? Uno degli aspetti su cui la propaganda russa punta di più l'attenzione è quello dell'educazione dei bambini. Se pensavate che il battaglione Azov e tutti gli ucraini non fossero nazisti, beh, non è così, perché c'è un intero sistema per educare i futuri combattenti. Se i giovani ucraini sono nazisti, c'è un bambino che la propaganda russa sta trasformando in un vero e proprio eroe. Gli studenti incontrano colui che è diventato il simbolo dell'operazione militare speciale, venuto a visitare questa scuola insieme al fratello più grande. Gli altri bambini gli chiedono anche di portare le proprie lettere ai soldati. Lyosha è diventato famoso perché ormai da diverso tempo va a salutare i convogli dei nostri militari. Все хорошо. Работайте, ребята. Победа будет за нами.